L'altro giorno, dov'è la mia bacchetta magica? Qua. L'altro giorno, l'altra mattina, come tutte le mattine, dovevo portare Leo a scuola. Non era presto, era abbastanza tardi, come nostro solito, perché al mattino si va sempre un pochino a rilento. Che cosa è successo? Che eravamo già un pelino in ritardo, ma proprio un minutino. Quando sono andata ad aprire il cancello automatico per uscire, il cancello non si apriva. Per cui ho pensato, come faccio ad uscire adesso con la macchina? Sfondo il cancello? No. Per cui ho detto, va bene, adesso aprirò l'altro cancello manuale, che supponevo si aprisse manualmente, ma pioveva e ho cominciato a tirare su il bagaglio, il ferro, quel coso insomma che teneva bloccato il cancello sul pavimento e non veniva su, per cui mi sono rotta due unghie. Leonardo che macchina rideva come un pazzo. Io che ho tirato su due cosi di ferro che erano appiccicati al cancello. I primitivi, avete presente? Siamo nel 2019. Siamo arrivati a scuola in ritardo. Ma quando sono tornata a casa, poverino mio marito ci ha preso sotto di brutto. Io non posso nel 2019 avere un cancello in quelle condizioni. O no? È giusto che gliel'ho detto? Ho fatto bene? Voi che avreste fatto? Mi sono un po' incavolata, ragazzi. Però in compenso ho il fabbro che sta sistemando il cancello adesso. Per cui direi che ho fatto bene. E voi direte perché ci stai raccontando questa cosa? Perché Leo rideva. L'unica cosa che ricordo di tutto questo è che con piacere che c'era Leo in macchina che rideva come un disperato. Non so perché. Forse perché mi ha visto in una situazione estrema. Ma ragazzi, cioè avevo le mani tutte piene di grasso di cancello, due unghie rotte. Divertente. Poi mi sono arrabbiata anche tanto dopo, quando poi l'ho riportato a scuola, quando sono tornata. Mi sono un po' incavolata, parecchio incavolata. Niente, volevo fare due chiacchiere con voi. Vogliamo salutare qualcuno? Aspettate, prendo il telefono. C'è il commercialista che dice che devo pagare tanta roba. Ok, forse era meglio che il telefono non lo prendevo. Dunque, apriamo il canale di Mamma D. Siete iscritti, ragazzuoli, al canale? Iscrivetevi, eh. Iscrivetevi. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, dai, forza e coraggio, che il ditino non vi fa male se premete clic. Salutiamo Dua, comunque ci scrive Giada Pani che mi chiede di fare gli auguri alla sua amica che si chiama Doa. Doa, l'ho detto bene? Ciao Doa, tanti auguri. E Guido mi chiede di salutarlo. Ciao Guido, tanti saluti da Mamma D. Raffaele Babala, Babala, perdonami. Ciao, ciao Raffaele. Ok, ragazzi, vi saluto, vi mando tanti baci baci, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.